Continua la lotta alle frodi fiscali. La finanza sequestra 200.000 euro a un commerciante. Eletti i componenti del consiglio direttivo dell'UDC. Sono 12 e sono stati eletti nella sede di Avezzano, in via Montello. Rieducazione e reinserimento sociale per i detenuti, particolari tra poco nel servizio. Calcio, sconfitta per l'Avezzano 4-0, il risultato sul campo della capolista Materica. Cordiale saluto dagli studi di Antenna 2. Dunque, finanzieri della Guardia di Finanza di Avezzano hanno eseguito nei giorni scorsi un sequestro di disponibilità finanziarie e beni mobili per un valore pari a circa 200.000 euro emesso dalla locale autorità giudiziaria nei confronti di un titolare di una ditta individuale che opera nel settore del commercio all'ingrosso. La misura cautelare è giunta al termine di complessi accertamenti patrimoniali svolti dai finanzieri tesi all'individuazione dei beni riconducibili allo stesso per un valore pari all'IVA e all'IRPAF non versata nell'anno d'imposta 2013. L'imposta evasa è stata accertata dalla locale direzione provinciale dell'Agenzia delle Entrate a seguito di specifiche attività ispettive. La lotta alle frodi fiscali continua a costituire una delle priorità per la Guardia di Finanza che anche attraverso forme sempre più virtuose di collaborazione con gli uffici giudiziari e finanziari è costantemente protesa a contrastare gli effetti negativi causati all'economia dell'evasione. Ed è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di omicidio stradale il marocchino che era fuggito sabato notte lungo la Marruviana in direzione San Benedetto, che ha causato l'incidente provocando la morte all'amico anche di straniero, abbandonandolo nell'auto annegata nell'acqua gelida. Si tratta di Larak Imad, 27 anni, marocchino con precedenti penali per spaccio. Perdere la vita, Chabi Aicham, 35 anni, con nazionale senza precedenti penali. Secondo la ricostruzione, la macchina guidata dal 27enne avrebbe sbandato finendo nel canale. Larak Imad nel 2016 era stato arrestato nell'operazione denominata Man on Light, coordinata dalla Procura della Repubblica dell'Aquila e condotta dai carabinieri della Compagnia di Avezzano, ma era già libero in attesa di processo. Sotto l'albero di Natale, nella sede di Avezzano, in via Montello, il Comitato Cittadino dell'UDC, capitanato dal segretario Leonardo Rosa, elegge i componenti del Consiglio Direttivo. Antonio Addari, Vincenza Angeloni, Anna Carbonelli, Alfredo Chiantini, Gianni Cosimo, Fabio Colabianchi, Lorenzo De Cesare, Nicola Del Ponte, Bruno Di Cola, Angelo Lolli, Carlo Maceroni, Stefano Santucci. Chiusa la partita dall'esecutivo, varato in totale condivisione, i centristi hanno iniziato a pianificare il modus operandi del primo partito cittadino che sarà incentrato soprattutto sulle questioni che investono la qualità della vita delle famiglie, la difesa delle categorie sociali più deboli, dei servizi sanitari e dei presidi giudiziari, il diritto al lavoro, la tutela dell'ambiente e non ultimo, una pianificazione urbanistica ordinata e di lungo respiro. Vogliamo, dicono, una città e dei cittadini protagonisti del proprio futuro. Obiettivo che si può raggiungere attraverso il confronto e la discussione. In quest'ottica il percorso organizzativo dell'UDC, declinato nel corso della riunione dai segretari provinciale e comunale. Dino quindi Cipollone e Leonardo Rosa, dove si è parlato anche dell'imminente Consiglio Comunale sul bilancio, prevede la creazione di gruppi di lavoro ad hoc nei settori della sanità, ambiente, territorio, economico-finanziario, cultura, sociale e sport, legale e attività produttive. Gli organismi prenderanno forma nel prossimo consiglio direttivo, dove oltre agli eletti e ai segretari partecipano di diritto
Carlo Giolitto, Rocco Di Micco, Luigia Francesconi e Antonio Di Fabio. L'UDC quindi è forte dei quasi 400 tesserati in pochissimi mesi, punta ad assumere un ruolo da protagonista in città attraverso un lavoro di analisi e controllo, proposte concrete per lo sviluppo ordinato e consapevole di Avezzano. E si è tenuto di recente invece a Roma, presso il Senato della Repubblica, un incontro tra il senatore Raffaele Volpi, vicepresidente di Noi con Salvini, il coordinatore regionale Giuseppe Bellachioma e il sindaco di Ovindoli Simone Angelo Sante. In tale occasione Simone Angelo Sante, già coordinatore regionale e fondatore del Movimento in Abruzzo, insieme a Bellachioma, ha ribadito il suo impegno, la sua disponibilità ed il massimo appoggio al progetto nazionale di Matteo Salvini. Applauso è stato espresso dal vicepresidente Raffaele Volpi. Grande soddisfazione anche da parte mia per la ripresa di un rapporto di collaborazione e non si è mai interrotto con Angelo Sante, dice il coordinatore regionale Giuseppe Bellachioma, anche in funzione di un interesse comune verso il progetto Salvini Premier, di un'ottica di radicamento e di crescita del movimento sul territorio. Condivisione della responsabilità solidale di intervento costante e continuo all'opera di rieducazione e reinserimento delle persone detenute, in particolare nel nostro servizio. Vediamo. Ennesima lodevole iniziativa della casa circondariale a custodia attenuata San Nicola di Avezzano. Grazie alla sensibilità della direttrice Anna Angeletti e alla preziosa collaborazione del sostituto commissario Giovanni Lucitti, sabato scorso è stato organizzato un momento di apertura dell'ambiente intramurale alla comunità esterna, quale spazio per lo scambio di auguri con ospiti del penitenziario, in vista delle prossime festività natalizie, e spazio per rinnovare con la comunità esterna, istituzionale e volontariato, l'intento di condivisione della responsabilità solidale di intervento costante e continuo all'opera di rieducazione e reinserimento sociale delle persone detenute in collaborazione con l'amministrazione penitenziaria. La giornata è iniziata nella tarda mattinata con la celebrazione della funzione religiosa ad opera del cardinale Eminenza Francesco Cocco Palmiero e del cappellano dell'istituto Don Francesco Tudini. Presenti diversi ospiti: il giudice di sorveglianza Bianca Maria Serafini, Suor Benigna, volontaria dell'istituto, il presidente dell'Azione Cattolica Diocesana Antonella Masci, esponenti della confraternita San Giovanni con il responsabile Alberto Marchionni e della comunità di Sant'Egidio, che hanno offerto il pranzo dell'associazione Liberti per Liberare. Tra poco vi proporremo una breve intervista con il cardinale Palmiero. Intanto vi preannunciamo che la casa circondariale di Avezzano, con ospiti e personale dell'area educativa, con il patrocinio del comune di Avezzano, l'associazione culturale Madonna del Passo e il gruppo teatrale IE Concentrament, presenteranno La Fortuna dell'F maiuscola di Edoardo De Filippo e Armando Curcio, regia di Raffaele Donatelli, che verrà rappresentato venerdì 22 dicembre alle ore 21 al Teatro dei Marzi di Avezzano. È prevista una raccolta fondi ad offerta libera a favore dell'Unitalsi, sottosessione di Avezzano. Ora l'intervista con il cardinale Palmiero. Eminenza, mi sembra superfluo sottolineare l'importanza della sua presenza ad Avezzano, però assume un significato particolare perché siamo sotto Natale. Sì, in questo senso sono venuto volentieri. Conosco già il carcere perché sono venuto altre volte e mi fa piacere essere qui proprio per sottolineare l'importanza della festività del Natale, che significa amore e quindi vicinanza a tutti, specialmente alle persone che soffrono di più. Ecco, proprio per quanto riguarda i detenuti, non è facile esprimere loro un po' di solidarietà, però insomma, che cosa dirà loro? Non mi riferisco solo all'omelia. Guarda, io quando vado in carcere ho sempre presente quello che Gesù diceva nel Vangelo di Matteo, al capitolo 25: ero in carcere e siete venuti a trovarmi. E quindi cerco di vedere nel carcerato la persona di Gesù stesso, che quindi si identifica con loro. E per me è un atto di fede, di amore a loro, evidentemente, ma anche in definitiva, in ultima analisi, a Gesù. Lei già ha detto che non è la prima volta che viene, è un po' innamorato di Avezzano, anche perché è abruzzese. Io sono abruzzese perché mio papà era di
Scontrone, che sta vicino al Fedena, quindi nella Valle del Sangro. Quindi quando io arrivo qui nella Valle di Avezzano, nella Marsica, mi sento in qualche modo a casa. Importante quindi la sua presenza, ecco, anche è in buone mani. Sì, sì, poi l'amicizia con Don Francesco aumenta tutto questo, l'amicizia con Suor Benigna aumenta tutto questo, sì. Non è caso di dire buon lavoro, insomma, ma che una santa messa di serenità per tutti. Sì, davvero, davvero che il Signore ci benedica, ci faccia presente che ci vuole bene, ci faccia capire che ci vuole bene. Un sistema che neutralizza eventuali batteri, funghi e virus all'interno dell'abitacolo grazie a una molecola inserita nei rivestimenti interni dell'ambulanza che si attiva con luce e aria. È il dispositivo di autosanificazione di cui sono dotate le 7 nuove ambulanze del 118, segnate l'ASL, con il finanziamento della Regione che già nei prossimi giorni saranno operative per interventi di soccorso. All'interno dei nuovi mezzi dal 118, in virtù di una speciale molecola, il biossido di titanio, si attiva automaticamente un processo ossidativo che porta alla rapida decomposizione di agenti patogeni eventualmente presenti nelle ambulanze. Le 7 nuove ambulanze sono dotate di tutto il necessario. I nuovi mezzi del 118 sono tutti a trazione integrale, specifici per la stagione invernale e sono accessoriati in modo da rendere il più possibile confortevole il trasporto del paziente. I mezzi del 118 in arrivo saranno così ripartiti tra le varie aree della provincia, 2 ad Avezzano, 1 a Sulmona, 1 a Castel di Sangro e altre 2 oltre a quella per l'emergenza neonatale all'Aquila. Da sottolineare poi che oltre alle 7 ambulanze l'ASL ha acquistato una nuovissima automedica. Potenziamento del parco auto del 118, ferma il manager dell'ASL, Rinaldo Tordera, rientra in una precisa strategia che mira all'utilizzo dei mezzi nuovi ed efficienti su un territorio vasto e con molte zone interne difficili da raggiungere, soprattutto d'inverno. Grazie alla Regione che ci ha messo a disposizione le moderne ambulanze, potremo migliorare lo standard operativo non solo per il soccorso ma anche per la rete delle malattie tempo dipendenti. Intanto venerdì 22 dicembre all'ospedale di L'Aquila alle ore 13 si terrà la cerimonia di inaugurazione dei mezzi di soccorso nel piazzale antistante il pronto soccorso, alla presenza fra gli altri dell'assessore regionale alla sanità Silvio Paolucci e del manager dell'ASL Tordera, che auspica per l'occasione la presenza dei sindaci oltre che di L'Aquila, di Avezzano Sulmona e Castel di Sangro. Il canto di Natale, musica, sorrisi ed allegria nelle unità operativa complessa di pediatria e neonatologia di Avezzano, diretta dal dottor Maurizio Mantovanelli. L'evento si svolgerà martedì 19 dicembre alle ore 15:15 ed è organizzato dalla Fondazione Giano Pediatric, presidente Monia Rita Gentile, con la collaborazione di Arcobaleno, scuola in ospedale, grazie all'intervento delle insegnanti Adriana Travi e Gabriella Pietro Paoli e con la straordinaria partecipazione e supporto del personale medico ed infermieristico del reparto. L'incontro ha avuto il riconoscimento del patrocinio dell'ASL Avezzano Sulmona L'Aquila e del Comune di Avezzano. Un momento ricco di emozioni verrà offerto dal concerto dei Parvi Cantores, coro di voci bianche dell'Istituto Sacro Cuore di Avezzano. Seguirà poi la lettura creativa con Fernanda Mancini. È immancabile per la gioia dei piccoli non solo l'arrivo di Babbo Natale, accompagnato dalla Protezione Civile. Partner della festa l'Associazione Culturale Nichi Aprile Gatti, la Pro Loco di Avezzano, l'Istituto Sacro Cuore, l'Associazione Help Senza Confini, la Protezione Civile e la Pasticceria Albignè. Interverrà il dottor Rinaldo Tordera, direttore generale ASL 1 Avezzano Sulmona L'Aquila. E la direzione ASL non solo non ha ignorato la questione, ma già il 5 dicembre scorso si è attivata invitando dirigenti di unità operative e direttori dei dipartimenti a cui compete la gestione dello straordinario ad applicare alla lettera la delibera del 2011 sulle ore di lavoro extra, così replica il manager dell'ASL Rinaldo Tordera alla nota della CISL in cui si parla di utilizzo del lavoro straordinario non uniforme per il personale dell'azienda.
Alla fine dello scorso novembre, aggiunge Tordera, la stessa CISL fece richiesta di dare attuazione alla delibera del 2011, adottata dal precedente manager ASL. Appena pochi giorni dopo, precisamente il 5 dicembre scorso, questa direzione, per dar corso a quanto sollecitato dal sindacato, inviò una circolare in cui si invitavano i dirigenti che gestiscono lo straordinario nei diversi ambiti di lavoro ad applicare in modo puntuale la delibera del 2011. Nella nostra circolare, prosegue Tordera, a coloro cui spetta l'effettiva gestione delle ore di straordinario, vale a dire a dirigenti dei vari reparti e servizi, nonché ai direttori dei dipartimenti, si faceva presente la necessità di attuare scrupolosamente la delibera del 2011, valutando con attenzione le richieste di ore extra in base ai criteri fissati, monte ore annuo complessivo calcolato, moltiplicando il numero del personale assegnato al dipartimento per 37 ore. La Giunta regionale, su proposta dell'assessore ai parchi e riserve Donato Di Matteo, ha deliberato l'approvazione del programma annuale di intervento a favore della conservazione dell'orso bruno marsicano. Secondo la legge regionale 15 del 2016, il programma prevede il riparto delle quote finanziarie per il ristoro dei danni causati dagli orsi e per l'attività di controllo e monitoraggio della specie. La programmazione prevede una spesa di 60.000 euro, così divisi: 10.000 euro indennizzo danni, 20.000 euro monitoraggio e controllo orsi problematici e acquisto di sistemi di dissuasione e di protezione per le riserve regionali, 10.000 euro acquisto di sistemi di dissuasione e di protezione per le associazioni ONG ambientaliste impegnate sul tema e 20.000 euro attività di gestione del PATOM. Il programma è stato elaborato congiuntamente dagli assessorati regionali e parchi e all'agricoltura. Le aree interessate alle attività di prevenzione sono quelle limitrofe al Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise. In particolare le aree protette circoscritte dalle riserve regionali di Monte Genzano, Alto Gezio e Gole del Sagittario, dove sono state installate reti elettrificate nei siti sensibili. Sempre alla Giunta regionale, ma su proposta dell'assessore alla pubblica istruzione Marinella Sclocco, ha approvato il piano di riparto dei fondi assegnati ai comuni per la fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo per l'anno scolastico 2017-2018. Le risorse ministeriali assegnate all'Abruzzo ammontano a 1.167.000 euro, 914.000 per le scuole medie inferiori e 253.000 euro per le superiori. La misura riguarda complessivamente 10.577 studenti, 7.172 delle medie inferiori e 3.405 delle superiori. Nel dettaglio del riparto, ai comuni della provincia di Chieti andranno 342.000 euro, a quelli della provincia dell'Aquila 263.000 e a quelli della provincia di Pescara 258.000. A quelli della provincia di Teramo 304.000 euro. Possono accedere al contributo gli studenti appartenenti a famiglie con ISEE non superiore a 15.493 euro. Si tratta di una misura, spiega la Sclocco, molto attesa dalle famiglie, che rappresenta un aiuto concreto per far fronte a spese che per molti genitori sono affrontabili, sono con estrema difficoltà. Ed è nata all'Aquila con l'intento di valorizzare e sviluppare il turismo, la formazione e la fruizione delle attività montane in Abruzzo, l'associazione sportiva dilettantistica Gran Sasso Guide. Il tema di Gran Sasso Guide è composto da professionisti del collegio Guide Alpine Abruzzo, le uniche figure professionali formate e qualificate secondo standard internazionali che possono svolgere attività di accompagnamento in montagna e garantire la massima sicurezza. Escursionismo, trekking, osservazioni naturalistiche, Nordic Walking, educazione ambientale, vie ferrate, arrampicata su roccia, alpinismo, arrampicata su ghiaccio, sci alpinismo, sono le attività del Gran Sasso Guide, offre sul territorio abruzzese, ma non solo.
E quella della restituzione da parte delle 120 aziende aquilane delle tasse sospese dopo il terremoto del 2009 e con sullo sfondo le procedure di infrazione dell'Unione Europea che considera certe cifre un aiuto di Stato che danneggia la concorrenza e col governo italiano che obbedisce è per il vicepresidente della Regione Abruzzo, Giovanni Lolli, una situazione molto molto seria che va affrontata con la politica e con gli strumenti giuridici che a questo punto possono mettere in campo solo i diretti interessati, cui noi diamo e daremo il nostro sostegno politico. La cifra si aggira tra i 50 e i 70 milioni di euro. Lolli e il sindaco di L'Aquila saranno a Roma tre giorni per discutere della questione con il sottosegretario di Stato alla presidenza del Consiglio dei Ministri con delega alla ricostruzione 2009, Paola De Micheli. Ci difenderemo fino all'ultima goccia di sangue al fianco delle aziende, ma ora che queste mettano in campo di avvocati, conclude Lolli. In Italia sono oltre 216.000 le imprese agricole in rosa. In pratica, nei campi quasi un'azienda su tre è condotta da donne, con un'incidenza molto più alta rispetto alla media dei diversi settori produttivi, che resta invece sotto il 22%. È quanto emerge da un'analisi della Coldiretti in occasione dell'assegnazione del premio Dea Terra, istituito dall'Osservatorio Nazionale per l'Imprenditoria e il Lavoro Femminile in Agricoltura. Sono sei le esperienze premiate per innovazione e legame con il territorio, come quella di Elisa Gastaldi di Castelnuovo Scrivia, provincia di Alessandria, che nella sua serra recupera e coltiva semi di cereali e frutti antichi, oltre a piante officinali e speciali come il gualdo, che serviva anche in passato a ottenere una agritintura blu per i jeans. Oppure come l'abruzzese Annalisa Mastro Giuseppe di Pratola Peligna, laureata in lingue, nella sua azienda agrituristica ha lanciato anche l'adozione delle zolle per famiglie e pensionati con la passione per l'agricoltura ma senza la possibilità di un campo da coltivare. Nella loro attività imprenditoriale, spiega Coldiretti, le agricoltrici italiane hanno dimostrato capacità di coniugare la sfida con il mercato e il rispetto dell'ambiente, la tutela della qualità della vita, l'attenzione al sociale a contatto con la natura, assieme alla valorizzazione dei prodotti tipici locali, della biodiversità, diventando protagoniste di diversi campi, quindi dalle attività di educazione alimentare ed ambientale con le scuole, i servizi di agricoltura Grisilo, dalle fattorie didattiche ai percorsi rurali, di pet therapy fino agli orti didattici, mercati di campagna amica e l'agriturismo. Ed ora passiamo alla pagina sportiva con il calcio Serie D, pesante sconfitta 4-0 per l'Avezzano sul campo della capolista Matelica. I padroni di casa hanno meritato la vittoria, ma per i biancoverdi si è trattato di un punteggio troppo severo. Ma vediamo come sono andate le cose nel nostro servizio. Un gran Matelica porta alto il titolo di campione d'inverno, già conquistato la scorsa settimana a San Marino, imponendosi nell'ultima gara del girone di andata per 4-0 sull'Avezzano con una prestazione magistrale con cui riesce a neutralizzare gli abruzzesi mai veramente pericolosi. Una bella gara, quella vista al comunale, in cui i biancorossi escono dal campo acclamati dagli applausi dopo aver deliziato gli occhi degli sportivi presenti con belle trame di gioco, convinzione e qualità. Cronaca. Tiozzo, costretto a fare a meno di Losicco per squalifica, Bartolini, D'Apollonia e De Malia oltre ad Angelilli perché infortunati, schiera dall'inizio al centro della difesa Messina e Meneghello. Gerevini al fianco di Malagò a centrocampo, Oliveira con Gabbianelli e Mancini nel trio alle spalle dell'attaccante Magrassi. Pronti via, il Matelica si fa vedere con Gerevini che al quarto risponde sullo sviluppo di un calcio d'angolo con una conclusione debole. Al settimo Keresovic salva i suoi quando limita Dos Santos, pronto a fare male ai padroni di casa. Lombardi, tra i migliori dei suoi, miracoleggia all'undicesimo sulla conclusione di Mancini e replica al quindicesimo sull'occasionissima di Gabbianelli che ci prova botta sicura ma trova il portiere ospite. Ci riprova ancora Gabbianelli al ventiquattresimo ma Lombardi trattiene.
al 29esimo il gol di Magrassi. L'attaccante biancorosso va a prendersi la palla sulla tre quarti campo avversaria per poi andare ad infilare la rete dell'1-0. Ancora Magrassi al 45esimo sfiora il raddoppio, ma Lombardi non si fa sorprendere. Al 46esimo, sullo sviluppo di un angolo, Messina rimette in mezzo e risponde Gerevini di testa, ma Lombardi riesce a trattenere. Nella ripresa l'Avezzano rientra subito in campo con Pollino al posto di Besana, mentre il Matelica rientra con gli stessi 11 del primo tempo. Al primo si fa vedere Bianciardi dalla distanza che manda la sfera alta. Contropiede micidiale di Magrassi al secondo. L'attaccante va alla conclusione, ma sul tiro arriva Lombardi. Al quinto la difesa ospite si salva in angolo sulla conclusione di uno scatenato Magrassi. Quindi al nono l'Avezzano nulla può quando sul preciso cross di Gabbianelli proprio Magrassi in area infila il 2-0. La gara è praticamente in mano al Matelica, con l'Avezzano che pur mostrando dei passaggi positivi non si rende praticamente mai pericoloso. Al 17esimo Gabbianelli si fa vedere con una conclusione a giro che finisce di poco fuori. L'Avezzano prova a rendersi pericoloso da calcio d'angolo al 20esimo, ma Karesovic trattiene. Nella girandola di cambi ha spazio anche il neoarrivato in biancorosso, l'attaccante Kiere Mateng, che appena entrato si mette subito in luce al 39esimo, servendo Tonelli alla perfezione per il gol del 3-0. Dunque al 43esimo Pollini commette un fallo ai danni di Mancini, sul quale l'arbitro indica il dischetto. Dagli 11 metri Messina non sbaglia e realizza il definitivo 4-0, che addolcisce ulteriormente il Natale del Matelica e fa partire la festa casalinga. L'allenatore Luca Tiozzo, mister, chiudere il girone d'andata con una vittoria così importante contro una delle squadre comunque che a inizio stagione erano tra le più quotate per stare lassù in cima, credo che sia la ciliegina sulla torta a questo 2017. È stata oggi una partita straordinaria, una ciliegina sulla torta, una prestazione che inorgoglisce qualsiasi allenatore, e penso veramente che i ragazzi siano stati super. Io che posso dire? Posso dire che sono contentissimo, posso dire che abbiamo concluso bene il 2017 e devo assolutamente predicare che dobbiamo iniziare bene il 2018 e magari concludere i primi 5 mesi come li abbiamo finiti oggi nel 2017. Sono ragazzi che mi danno gioia ogni giorno e oggi la prestazione penso che mi commuove pensare alla prestazione di oggi. Concederà un po' di riposo adesso a questi ragazzi? Io credo che hanno dimostrato grande responsabilità dal 17 di luglio che ci siamo trovati, oggi è il 17 di dicembre. E grazie a questa professionalità siamo qui, a questa responsabilità siamo qui ed è giusto che gli conceda parecchi giorni di riposo. Che non vuol dire essere presuntuosi, ma voler capire bene esattamente di che pasta sono fatti. Penso che oggi l'abbiano dimostrato. E con il servizio di sport termina qui questa edizione del giornale. Prima dei saluti noi vi ricordiamo che questa edizione la potrete rivedere sul nostro sito internet che è antenna2tv.it o sulla nostra pagina Facebook Antenna 2 Avezzano, dove è possibile rivedere anche i vecchi servizi che Antenna 2 ha realizzato nel corso degli ultimi anni. Vi lasciamo le previsioni del tempo e arrivederci alla prossima edizione. Un cordialissimo ben ritrovati all'aggiornamento meteo di Antenna 2. Come possiamo notare dalla nostra immagine grafica, vedete masse d'aria molto fredda stanno affluendo attraverso correnti gelide di origine artica. Si tratterà di masse d'aria di origine artico-continentale che terranno basse sia le temperature massime che le temperature minime un po' su tutto il nostro stivale, ma per quanto riguarda la nostra regione Abruzzo, dalla cartina successiva possiamo vedere che le condizioni meteorologiche tenderanno, per via dell'effetto Stau appenninico, a peggiorare lungo il versante adriatico.
Dunque aumenteranno le nubi sul versante adriatico della nostra regione Abruzzo e sul versante invece occidentale marsicano le temperature anche qui saranno abbastanza rigide, ma la nuvolosità sarà in diminuzione. Mari con moto ondoso in aumento per via dei venti provenienti da nord-nord-est che saranno, attenzione, a tratti anche forti, anche per quanto riguarda le nostre zone interne. Le temperature massime saranno in forte diminuzione, anche le temperature minime subiranno una brusca e decisa diminuzione su valori al di sotto dello zero, anche di molti gradi sulle nostre zone interne. Grazie per la cortese attenzione e arrivederci.